quando si è, non si può non essere senza ingannare, che il falegname ornato al re saprebbe ancor piallare, e l'artista per la strada ormai bravo a digiunare, a mendicare, non può ancor fantasticare e divagare. E a te devo tutto, ma il tuo amore mi autorizza a rivelarti il mio progetto per sgravarmi di tutti i miei debiti. Se la cosa è onorevole, tu sai bene che tutti i miei beni sono a tua disposizione. La freccia! They call me Cuban Pete, I'm the king of a rumba beat. When I play the maracas, I go chi-chi-chi-boom, chi-chi-chi-boom. Shiloh, vorremmo del denaro. Voi chiedete denaro, voi che mi avevate scatarrato sulla barba e preso a calci come un cane randagio davanti alla porta, chiedete denaro, io che cosa dovrei dire? È mai possibile che un cane abbia 3.000 ducati da prestare? Buff! Buff! Papà, guardami in faccia, sono l'Ancillotto! Ma come fa a guardarmi in faccia che sto cieco? L'Ancillotto questo non ti riconoscerebbe nemmeno se avesse 10 decimi! Margot! Allora questo vuol dire che tu sei Luffio mio! Oh. Tu guarda chi arriva! L'Ancillotto! Mamma, ma cazzo! Oh. Ma che ti ha insegnato queste parole che io non mi sento... E invece te sta fa appena accucittando, mamma tua, non me la potevi di subito che eri tu e noi altri che... Gobo! Osteria, ne son desmentegare comprare la carne al mercato! Amico, sentio che gli ebrei emagna i bambini! Poveri figli! E tocca se stanno un corti, perché io ho già sentito che gli ebrei, i marocchini, i canadesi, gli islandesi e i triestini portano le malattie! Ma cosa che avete capito? Lo silotto, come che se chiama? Gli piace riacciappare la carne dell'Antonio! E come ritorna quel figliol prodigo? Con le ossa rotte dal mare, le vele stracciate, la nave smagrita, spogliata, sfondata da quella puttana del vento! Grande! Bello! È un 2-3. Scusate ragazzi, sono stati i miei affari a farvi attendere. Lo scrigno che conterrà il ritratto della mia signora sarà lo scrigno corretto. Se scegliete quello sarà vostra. E va bene. E allora che un Dio guidi la mia fortuna. L'aspetto esteriore spesso inganna. Il mondo si lascia sempre infinocchiare dalle apparenze. In questo modo un criminale al tribunale, grazie a una ringa ben riuscita, riesce a nascondere la sua disonestà. O un uomo privo di coraggio che, lasciandosi crescere una barba degna di Ercole, riesce a nascondere il fegato bianco come il latte. E non parlarmi di pietà. Questo era il pazzo che prestava soldi gratis. Occhi aperti! Ascoltami, buon Shiloh! Avrò la mia obbligazione, ho fatto giuramento che avrò l'obbligazione, non cederò sull'obbligazione. Tu mi chiamavi cane prima di averne motivo, e visto che sono un cane, attento alle zanne! La cosa migliore è che tu continui a vivere per poter scrivere il mio epitaffio. Venite da Bellario e da Padova? Da entrambi, signore! Bellario saluta vostra grazia! Perché affili il tuo coltello con così tanta cura? Per tagliare la mia obbligazione a quel bancarottiere. Sulla tua anima dovresti affilarlo, ebreo di pietra, e non su quel cuoio. In una notte così, la bella Giulietta timorosa, per amore del suo Romeo, beve il potente sonnifero sperando che lui la risvegliasse. E in una notte così, la bella Desdemona, agitando il fazzoletto che le aveva regalato il suo signore Otello, lo pregava di non credere ai tradimenti instillati nella sua mente dal terribile Iago. È già mattina e sono sicura che di questi avvenimenti non tutto vi è chiaro.
Entriamo in casa e là ci sottoporrete a interrogatorio. Risponderemo a tutto con sincerità. Va bene! Il primo interrogatorio a cui sottoporrò Nerissa è se preferisce attendere alzata fino a domani o andare a letto prima che la notte sia passata. Vince il male e il bene langue, lascia carne senza sangue, o vince il bene e perde il male. Io m'assento.